Funziona? Sì, ok. Vabbè, vi starete facendo delle domande perché c'è chiaramente qualcosa di non comprensibile, ma non è l'unica cosa di oggi, per cui. Allora, buongiorno. Come ogni presentazione che si rispetti, e questa è la presentazione di questo libro, Left 2011, si dovrebbe iniziare chiedendosi e poi cercando di dire di cosa parla questo libro. Quando lo portai a casa e l'ho appena stampato, lo misi su un tavolino nel salone. Melania, mia figlia, lo guardò per bene e poi con una penna fece dei segni sulla quarta di copertina. E le chiesi: "Cosa hai disegnato?" Lei mi disse: "Una scritta." "E che cosa c'è scritto?" "C'è scritto Melania." In un certo senso aveva ragione, perché questo libro racconta del 2011, che è l'anno in cui lei è nata. Quell'anno fu unico, e non soltanto per la sua nascita, ma perché accaddero molte, molte cose. Oggi presentiamo questo libro e penso che parlarne significa e significherà in questa presentazione parlare di quell'anno, ma anche dei 3 anni che sono trascorsi da allora. C'è il 2011. Abbiamo detto, ma in realtà non è un semplice racconto di fatti accaduti. Certo, è la raccolta degli articoli comparsi su Left, che è un settimanale, diciamo, che racconta la realtà attuale. Questo è il fatto manifesto. Ma dire cosa significano e qual è il senso di questa raccolta, penso che sia al limite dell'impossibile. Ecco, è uno degli impossibili di oggi, credo. È impossibile mettere in fila le parole per dire la grande ed enorme quantità di pensieri che sono contenuti in questo libro. Difficile dire anche dell'infinità di pensieri che la lettura di questo libro suscita. Poi c'è la premessa, che è stata scritta quest'anno, a giugno, che se possibile va anche oltre, perché è decisamente e assolutamente incomprensibile. Un significato dell'incomprensibile penso che però si possa comprendere, e cioè che quell'anno è stato incomprensibile. La bella voce di Melania mi chiede: "E perché?" Sì, perché sapete, Melania non chiede solo un perché, ne chiede una sfilza, uno di seguito all'altro. Dopo la prima risposta chiede: "E perché?" E poi ancora: "E perché?" "E perché?" "E perché?" E se la risposta è troppo sbrigativa, esige una spiegazione dettagliata. L'altro giorno mi ha detto: "Non va bene una parola soltanto, io voglio tante parole." Allora guardo di nuovo lo scarabocchio che ha fatto sulla quarta di copertina. Sono linee incerte che vorrebbero parlare come le linee belle della scrittura a mano dell'autore, che sono sulla quarta di copertina e nella premessa. Nella premessa l'autore ci parla delle linee incerte fatte dal bambino e poi ci racconta che ha sempre scritto a mano. Ci dice che in verità è la sua mano che scrive da sola. Lui assiste, spettatore silenzioso, al fenomeno del movimento della mano che compone le linee spezzettate che formano le parole sul foglio bianco. La linea contorta e spezzettata creata dal movimento della mano dell'autore parla in silenzio anche di se stessa. Dice della sua esistenza, legata all'altro concetto fondamentale di questo libro: movimento, che però non è un concetto spaziale, è un concetto che si lega al tempo. Movimento della mente che si svolge nel tempo e movimento della mano che si svolge nello spazio per fare la linea. Poi la premessa ci parla anche del movimento della Terra intorno al Sole, che forma una linea chiamata ellissi. Una linea che, ci spiega l'autore, nessuno ha mai visto, perché non esiste nella realtà. Ma è certo che la traiettoria della Terra è quella, linea che si svolge nel tempo e nello spazio. Quell'anno la linea della scrittura parlò tanto, tantissimo, disse molte cose nuove. Incomprensibile e impossibile sono le due parole che compaiono nella mia mente. Come se quell'anno l'autore o la sua mano e il suo corpo avessero pensato di più, scritto di più e più velocemente. Non penso però che la mente dell'autore si sia mai fermata. Forse era solo in attesa che ci fosse un movimento di altri. Così fu il 2011, un movimento del pensiero che ogni settimana su Left proponeva idee e ricerche sempre nuove.
Si potrebbe cercare di fare un elenco, ma che penso però non dica un granché. Ritorna Melania che dice: e perché? Perché è un elenco lungo di parole che però non direbbe la verità. Non so, so però che nel libro è spiegato in maniera molto chiara il legame tra movimento e fantasia di sparizione e come il primo movimento della mente sia determinato dalla reazione della retina allo stimolo luminoso, stimolo che, come è noto, non è uno stimolo materiale. E che quel movimento della mente è raccontato dai termini apparizione e sparizione, esistenza e non esistenza. Il movimento che inizia la nascita con la fantasia di sparizione per lo stimolo del fotone non si fermerà più, fino alla morte del corpo. Poi viene la formulazione nuova, straordinaria, geniale. Materia, energia, pensiero. L'unione tra il fotone e la materia cerebrale della retina forma la cosa nuova, che è il pensiero. 106 anni prima, nel 1905, Einstein aveva scoperto e scritto la formula matematica E uguale mc al quadrato. È una relazione tra grandezze fisiche che viene detta equivalenza tra massa ed energia. È forse la formula più famosa della fisica, la conoscono tutti. C'era arrivato dall'osservazione che la velocità della luce è sempre la stessa in ogni sistema di riferimento. L'idea era nata da un pensiero, forse da un sogno, non ce lo dice, da un'immagine di se stesso che cavalcava un raggio di luce. Sarebbe stato possibile in quel caso guardarsi in uno specchio? Il principio era che la fisica doveva essere sempre la stessa, quindi questa cosa, guardarsi allo specchio, doveva essere possibile. La luce si muove sempre alla stessa velocità. La conseguenza logica è che la luce non si può fermare. Non esiste un fotone fermo. Il fotone, quando esiste, è sempre e soltanto in movimento. Einstein applicò un po' di geometria a questa idea, quella della costanza della velocità della luce, e scoprì che lo spazio e il tempo, e di conseguenza la materia e l'energia, hanno una relazione tra di loro. Non sono scissi. Non sono enti indipendenti come si era pensato fino ad allora. Potremmo dire appunto che scoprì che non c'è scissione tra materia ed energia. La materia era sempre stata pensata come inerte e immobile. Il sasso da solo non si muove, ha bisogno di una forza che gli dia un movimento. L'energia, dall'altra parte, è quella cosa che invece ha la capacità di dare movimento alla materia. Si definisce infatti come quella quantità che ha la possibilità di esprimere una forza che, applicata a una massa, la sposta nello spazio. Quindi è ciò che può determinare un movimento della materia. L'energia è una potenzialità. Quando si realizza questa potenzialità, l'energia cambia forma, ma la sua quantità totale si conserva. Ad esempio passa da essere energia cinetica a calore, oppure da energia elettrica a luce e poi a colore. Gli esempi sono infiniti. Con la teoria della relatività speciale di Einstein si è compreso che l'energia poteva trasformarsi anche in materia e viceversa, la materia, non più inerte, aveva in sé, anche se molto nascosta e difficile da far esprimere, un'enorme quantità di energia. Ora però c'è la novità assoluta del 2011. Materia più energia uguale pensiero. Una formula matematica che spiega il pensiero? L'autore ci dice che il tempo che passa tra lo stimolo e l'emergenza della pulsione non esiste. C'è una simultaneità tra stimolo e reazione della retina. Penso alla frase apparentemente assurda, ascoltata più volte dal nostro autore: il pensiero è più veloce della luce. Ed in effetti è vero, ed è facilmente spiegabile, perché basta pensare che se la luce impiega un tempo per arrivare alla retina e stimolarla, il pensiero che colloca l'oggetto percepito all'esterno di sé è istantaneo, anche se l'oggetto percepito è molto lontano. Ricordo il 1° ottobre, Melania era nata da poche ore ed era accanto alla madre addormentata. Aveva gli occhi aperti e sembrava che guardasse davanti a sé verso la finestra. Aveva un'espressione seria e bellissima. Sembrava che mi stesse dicendo che la mia vita sarebbe cambiata. Da quel giorno in poi niente sarebbe stato più lo stesso. E poi ricordo un pensiero costante di quei giorni.
forse per quella sua espressione così particolare, me lo aveva fatto vedere chiaramente. L'assurdità e la totale pazzia di una cultura che propone un'ideologia di perversione originaria dell'essere umano. Non riuscivo a immaginare e pensare come si potesse dire che un bambino è in realtà un mostro. Di nuovo la sua voce sottile mi chiede: e perché? C'è un film a cartoni animati che Melania vuole sempre vedere, che lei chiama Il Mostro Buono. Racconta di un mondo abitato da strani esseri mostruosi che ricavano l'energia elettrica per far funzionare tutte le cose dagli spaventi dei bambini. I mostri entrano nei loro sogni e li terrorizzano per ricavare l'energia. I bambini, in questo strano mondo, vengono descritti come pericolosi e mortali per chiunque li tocchi. Poi un giorno, per caso, un mostro buono, appunto, che ha come amico un altro piccolo mostro con un solo grande occhio, scopre che i bambini non sono cattivi né pericolosi e che la gioia e le risate di un bambino producono molta più energia della paura. Gli autori del film volevano dire che i bambini sono esseri umani? Volevano dire che non esiste l'inconscio perverso? Che i mostri sono in verità gli adulti e la cultura? Non lo so. Però è del tutto evidente che la teoria della nascita sia ormai conosciuta e diffusa ovunque, in tutto il mondo. I fatti delle ultime settimane ce lo dimostrano. Ogni volta che viene presentata, viene accolta in maniera straordinaria. Queste idee che hanno cominciato a circolare più di 40 anni fa, viene l'idea che tutti sanno, da sempre. E c'è un articolo in Left 2011 che si intitola proprio Tutti sanno, che tanti speravano che le cose riuscissero, che l'autore riuscisse a dimostrare nel rapporto con l'analisi collettiva che la teoria era esatta. Allora dico l'ultima cosa, e poi sto zitto per far parlare chi dirà meglio di me di questo bel libro e di quell'anno speciale che è stato il 2011. Voglio pensare a una parola. A quella parola utopia che il nostro autore ha nominato a Linea Notte il 28 novembre scorso. L'utopia è un concetto complicato, difficile, perché contiene in sé un'idea di impossibilità. La dobbiamo pensare come un tendere verso, direi. Allora voglio fare un salto nella matematica e ricordarmi che l'infinito è definito in matematica come superamento continuo di un limite per quanto grande esso sia. La cosa affascinante di questa definizione è che, appunto, essa contiene in sé un'idea di movimento. E questo movimento, naturalmente, non è un movimento nello spazio, dato che parliamo di matematica, ma è un'operazione della mente, dato che la matematica, come tutti sapete, è fatta soltanto di simboli che, in ultima analisi, sono linee. Allora, penso all'infinito che sta nella copertina. Possiamo pensare che sia un andare sempre oltre, come dice la definizione matematica, e che ci sia un'idea di movimento? Che sia la rappresentazione della fantasia di sparizione che compare alla nascita, che contiene in sé infinite possibilità, e che è la matrice di ogni separazione, cioè di ogni andare oltre? Voglio pensare anche che in quell'infinito della copertina c'è una proposta politica. L'utopia è raggiungibile con la fantasia che fa la trasformazione dell'essere umano. L'idea, semplice, è che per cambiare il mondo bisogna cercare la trasformazione della mente degli esseri umani. Allora la F della copertina non è la fraternità, è l'infinito della fantasia umana, quella fantasia della nascita che ha la certezza dell'esistenza di un altro essere umano simile a se stesso. La fraternità, intesa come assistenza, non è la verità umana. La verità umana è la fantasia della nascita, che vuole andare sempre oltre e sapere sempre di più. E Melania, che dice sempre: e perché? Grazie.
Grazie. Passo la parola a Ilaria Bonaccorsi. Allora, quando io ho avuto il libro in mano, devo dire che all'inizio ho fatto una certa difficoltà a ricordare il 2011. Ho cercato di fare mente locale, ho cercato di mettere insieme più ricordi possibili, cosa avevo fatto in quell'anno, cosa aveva fatto Left, quali copertine, ma devo dire che all'inizio niente, non mi ricordavo quasi nulla. Per esclusione ho pensato il 2011 non è il 2012, con tutta la storia della politica, ricorderete, con la malattia di Fagioli. Non era neanche il 2010 però, che ricordavo molto meglio, anno di grande separazione dal 2009, anno dell'edizione nuova di Istinto di morte e conoscenza. Allora ho pensato, perlomeno per ricostruire i fatti, di solito inutile, di andare in redazione e di riguardarmi tutte le copertine di Left fatte nel 2011. Il 2011 è l'anno di Gioventù Meccanica, è l'anno della lucidità del male, è l'anno di Breivik e del suicidio di Magri. In politica è l'anno della rivoluzione arancione di Pisapia e De Magistris, è l'anno della caduta di Berlusconi, è l'anno dell'orribile governo Monti. Forse è l'anno della fine di quella che veniva raccontata come sinistra, ma che sinistra non era. E mi tornano in mente le parole di Fagioli alla festa di Left del 26 ottobre. Le rivoluzioni senza trasformazione, Ilaria, quelle in cui non si distingue la negazione dal rifiuto, tornano sempre al punto di prima. Il 2011 è l'anno in cui Left cambia e prova ad imprimere il suo movimento. Il 4 novembre titola Avanti, a sinistra, e va in piazza per la prima volta con l'unità. E la sinistra cambia? No. Quella sinistra che sinistra non è, torna sempre al punto di partenza. Perché non distingue la negazione dal rifiuto, perché non ha la certezza che gli uomini nascono tutti uguali, perché la nascita del pensiero è uguale. Il suo movimento non è movimento vero, rimane legato allo spazio, direbbe Fagioli, senza scoprire mai quello che si unisce al tempo, come scrive nella premessa. Nell'ultimo numero del 2011, Left mette in copertina l'immagine di una giovane donna, con in mano tante, tantissime valigie, pronta a partire. La griglia dei ricordi coscienti la compongo, ma al solito non mi dice molto, così inizio a leggere la premessa. E mi accorgo che anche Fagioli scrive: ma il nome lungo, 2011, non riesce a fare un'immagine, anche se tanti ricordi coscienti si affollano intorno per aiutarlo a pensare, senza parole. E da questa indefinitezza, che sembra un non ricordo, parto con un'unica certezza. La parola movimento è stata liberata dallo spazio ed è stata unita al tempo. Inizio a leggere Left 2011 e scopro che è l'anno di Lipsia e dell'edizione tedesca di Istinto di morte e conoscenza. È l'anno dell'edizione nuova di Marionetta e Burattino. Posso tranquillamente dirvi che è un libro difficilissimo, l'hanno detto prima di me. Lo sono stati tutti difficili, ma questo lo è di più. È quasi per intero dedito alla ricerca teorica, ricerca spintissima che sfiora l'incomprensibilità per pagine e pagine, ma che poi ha l'effetto strano di allargare, di stendere le maglie del mio pensiero per lasciare entrare alcune intuizioni di fondo che mi cambiano. Il nuovo Left e la nuova casa editrice, scrive nella premessa Fagioli, facevano due pilastri che erano forti ed agili gambe che sapevo ci avrebbero portati lontani, perché tempo e movimento si erano uniti di nuovo ed io spesso venivo invaso dalla memoria del tempo, detto 1981, quando andando in un grande studio privato vivemmo in un setting rigoroso, l'aria leggera della libertà di pensare senza credere. E con quell'aria leggera e quelle due gambe forti e agili che avevano unito movimento e tempo, lui pensa e scrive: tante volte ho detto che la nascita umana è un corpo che non è mai esistito, che fa di ciò che è il mondo ciò che non è, e di ciò che non è il corpo del feto ciò che è e che sarà per tutta la vita il pensiero dell'essere umano vivente. Questo è il centro di questo lungo anno, la matassa attorno alla quale tutto si dipana.
I 20 secondi dicono, soltanto perché hai portato al linguaggio verbale, che non è linguaggio imparato, scrive, il silenzio della nascita che nasconde la mente umana impossibile da conoscere. Hai potuto dire ad una bella signora dal vestito rosso il titolo della trasmissione televisiva. L'energia che giunge alla materia fa il pensiero umano e crea la vita. Questo è il 2011, l'area leggera in cui si pensa senza credere, e Fagioli porta al linguaggio verbale, che non è linguaggio imparato, il silenzio della nascita che nasconde la mente umana impossibile da conoscere. L'anno parte così. Il 7 gennaio compare la memoria fantasia. La vita umana nasce con la separazione, scrive. L'essere umano, separandosi dal buio del liquido amniotico, immagina. A pagina 6 Fagioli si autodenuncia sin dal principio: voglio cercare la verità umana, cercare la fantasia della nascita, scrive. Questo per me è il filo rosso di questo strano anno, che non è il 2010 e non è il 2012. Vedere l'invisibile come, scrive, le parole analisi collettiva dettero un nome a una prassi di ricerca sul mondo oscuro che l'angoscia degli uomini di perdere l'identità razionale aveva vietato di guardare. L'essere umano ha nascosta in sé un'altra parola che è uguale. E l'uguaglianza sta nella nascita del pensiero, e la fantasia di sparizione è uguale per tutti. Questa è la partenza. Questo ha detto a Linea Notte pochi giorni fa: la nascita del pensiero è uguale per tutti, questo fa l'uguaglianza. Se la sinistra non capisce questo, non esiste sinistra. E non esiste sinistra perché, come scrive lui, nel tempo, tragicamente, la razionalità non conosce la parola ricreazione, che riesce a rendere attivo il silenzio dei primi 20 secondi di vita. Il silenzio della vita, titola. E sottoscrive: il sonno è sparizione del mondo, ricrea il silenzio dell'inizio della vita. Non molti giorni fa gli scrive un SMS, solo un bacio. A volte il nostro parlare diventa scrittura, basta così. Avevo saputo che aveva un po' di febbre. Lui mi ha risposto: tutto passato, sto bene, ho il sonno creativo. Bravo, beato te, gli rispondo veloce. Ma poi, piano piano, quel sonno creativo è diventato la chiave di tutto, il segreto da carpire. Il 29 novembre di quest'anno, scrive, nel sonno mi sono svegliato. Lo dico agli psichiatri qui presenti, ma non solo. Questa ricerca è enorme ed è completamente nelle vostre mani. Lo dico da novella giornalista. La vita a volte ti regala tavole rotonde orribili. Può capitare di imbatterti in decani della neuropsichiatria che ti parlano convinti di circuiti fissi o meno fissi del cervello, che ti rendono ad esempio romanisti o laziali, o affermano con quella stolidità necessaria che la malattia mentale è come il diabete o come una normale cardiopatia, veri e propri killer. Di ricerche e di attese, sposi del potere della ragione camminano con le scarpe chiodate, pesanti, su tutta questa enormità di possibilità, immensa, di pensare e vedere in un modo diverso e dunque di sapere senza credere. Rifiuto radicale, lo scrive Fagioli in Left 2011, di ciò che si chiama organicismo, e rivedo la bella biblioteca di San Clemente, dove trascorrevo in silenzio le ore che mi davano notizia della psichiatria di 200, 100, 50 anni fa, e anche attuale, l'immagine del giovane psichiatra che lasciò Padova per l'insofferenza che determinava il limite alla conoscenza. Quel limite che dice che la vita sta soltanto nella realtà biologica. Lo dice Freud, lo sapete, lo dice il Papa, lo sapete. Non c'è nascita che tenga, l'uomo non si distingue dagli animali, tutto accade prima della nascita addirittura, non c'è nascita umana. Tutto è scritto nel nostro costrutto biologico, mi hanno spiegato in quella tavola rotonda, orribile. E poi, quando sento che la radio inizia con ciò che ha detto il Papa, scrive Fagioli, vado in cucina a cuocere, nel bel tegamino in ceramica, un uovo. Quando ho letto questa frase, ho pensato che tra le molte cose che devo imparare da Fagioli, c'è anche quella di andare in cucina a cuocere in un bel tegamino un uovo, a volte.
Ma non è così, e lui lo scrive, noi lo sappiamo. Il corpo e la mente, la mano che fa la scrittura, deve essere fusione tra energia e materia. E sempre sul Left del 29 novembre, nel sonno, mi sono svegliato, di quest'anno insiste, la mente umana è corpo umano, il corpo umano è mente umana. Fagioli, in Left 2011, scrive una cosa che mi ha colpito immensamente e che leggo a questo pensiero, non so bene neanche perché. Una delle volte in cui parla del padre, ottimo medico chirurgo, scrive: lui impediva la morte della realtà biologica ed è morto giovane. Io fermo la scomparsa della vitalità e non posso più morire giovane. Lui ferma la scomparsa della vitalità e non può più morire giovane. La mente umana è corpo umano, il corpo umano è mente umana. Forse questo è il segreto per intuire vagamente quello a cui stiamo assistendo da 2 anni. Questa ricreazione che sa di creazione e che mostra questo balzo continuo dalla realtà biologica a quella mentale, da quella mentale a quella biologica. Lui non può più morire giovane, perché lui ferma la scomparsa della vitalità. Insieme. Lui questa cosa la fa insieme. È una costante della vita di Fagioli. Insieme, scrive, a una moltitudine di esseri umani abbiamo dimostrato che la creatività è nel rapporto interumano. Penso al fantasma invisibile che non si può pensare dell'insieme umano che ha creato il nuovo, l'analisi collettiva. Analisi collettiva, scrive, 2 parole che indicano una realtà che è il movimento di una massa anonima di persone senza identità sociale esistente, ma sparita. È un assolutamente nuovo, mai esistito prima. All'Istituto di Psichiatria nel 75-76 la massa anonima di esseri umani seguì chi aveva iniziato la rivolta al dogma dell'inconscio inconoscibile. L'analisi collettiva non è ricordo, è movimento del tempo dell'essere umano. Movimento e tempo uniti. E poi lo scrive, quella mente che è corpo diventa scrittura senza coscienza sul Left. Nel 2011 Fagioli parla anche di natura umana intelligente. L'amoroso principe che la bella fanciulla aspetta, scrive. Quante volte, pensateci, in un anno, in un mese, ma anche in un giorno, sentite parlare di natura umana in questi termini? Mai. La natura umana è tutto per la cultura dominante, perversa, assassina, pedofila, tutto, ma intelligente no, mai, intelligente no. Solo Fagioli ha il coraggio di farlo, solo Fagioli da ormai più di mezzo secolo ripete ogni volta diverso. La parola credere sembra canti la realtà umana, ma io ho sempre sentito la risata sghignazzante che dice credere non è pensare, è una fede senza ragione che non dà la conoscenza. Lo sa, lo scrive, lo vive, sapendo di essere il solo. Il 2011 è anche l'anno in cui scrive oltre la parola e 20 secondi. Scrivere è ricreare il silenzio dell'inizio della vita umana, cadere nel sonno ad occhi aperti. Questo fa Fagioli sul Left. Queste sono le sue 2 pagine. Quindi capite, se lui cade nel sonno ad occhi aperti quando scrive, è anche comprensibile che quelle 2 parole siano, che le 2 pagine siano incomprensibili. E rende anche comprensibile quel suo dire di continuo non c'è bisogno di capire, ogni volta che gli diciamo non capisco. Se lui cade nel sonno ad occhi aperti e pensa e scrive senza coscienza, forse io non debbo capire. Devo vedere e pensare per poi sapere. Ci sono stati momenti di lettura di questo libro in cui mi è sembrato per attimi velocissimi, sapete come accade? Persino di recuperarlo, quel pensare senza coscienza, profondissimo, che scivola giù veloce, quel modo di pensare scritto e riscritto ogni settimana da Fagioli, quel modo non più inconoscibile perché è esistente, è lì, nero su bianco, sul Left. Nel 2011 invece lo scontro con l'esterno, con la cultura dominante, si affaccia raramente. Fagioli non ha tempo, evidentemente, non lo stimola, certamente, fa una sola eccezione. Quando 2 psichiatri scrivono a Repubblica per confutare la tesi di Citati sul suicidio di Ellen West,
Il male oscuro, di nuovo, titola Repubblica. Repubblica non dice la verità sul caso di Ellen West, scrive Repubblica, non dice mai la verità. Ellen West, per Repubblica, aveva un solo destino possibile, il suicidio. Binswanger lo intuì e suggerì al marito di portarle il veleno. Nella mente deve entrare la credenza, scrive Fagioli, che la depressione era familiare perché ereditaria. Per Binswanger, per Citati, per Repubblica certamente, Ellen West doveva compiere il suo destino. La lettera dei due psichiatri non pubblicata da Repubblica riproponeva la continua lotta del medico contro la morte. È il 15 aprile del 2011 e gli autori della lettera sono Anne-Laure Homberg e Giovanni Del Missier, a cui Fagioli aggiunge la continua lotta dello psichiatra contro la morte della mente. In quel giornale il pensiero che ha portato a 35 anni di analisi collettiva non sarebbe mai esistito, scrive. Lessi poi felicemente che la psichiatra donna, annullata nella sua intelligenza e nel suo lavoro, risorgeva bella e forte nell'intervista su Left. Left è un giornale unico perché quello che fa Fagioli su Left è unico. Non saprei come altro dirvelo, non so come spiegarvelo, ve lo racconto semplicemente a parole. È su Left che il 29 aprile scrive In quando il silenzio è fantasia. Volevo unire il termine psichiatria con la ricerca mai esistita sul pensiero senza coscienza. Scrissi tre frasi che ricordo perché le rivedo su un fogliaccio di carta giallastra. L'annullamento fa l'allucinazione, la negazione fa l'illusione, la fantasia crea l'immagine nuova. E alla nascita il neonato crea il rapporto interumano, senza rapporto con un altro essere umano, lo crea in se stesso, con il rifiuto del mondo non umano. Il pensiero è fantasia. Questo è il 2011. Alla festa di Left ho chiesto a Fagioli due parole, rivoluzione e coraggio, e mi ha spiegato che incorre indubbiamente coraggio per mettersi contro quel Godzilla, ha detto così, fatto di logos e cristianesimo, e mi ha anche spiegato che non si fa nessuna rivoluzione se non si distingue tra negazione e rifiuto. Si torna al punto di prima, mi ha detto, perché la negazione cancella, fa buio, il rifiuto invece vede quello che è e dice no. E quando fa questi pensieri, ovviamente torna alla mente la parola sinistra, torna tutto quello che manca alla sinistra. Vedevo cartelli con su scritto socialismo che si trasforma in comunismo, socialismo che si trasformava in fascismo e nazionalsocialismo, e nascosta c'era una donna che cambiava nome, ora dicendo di essere ribellione, ora rivolta, ora rivoluzione, ma non trovavo mai le parole identità e rifiuto. Suonava sempre il termine negazione. Nessuno aveva mai fatto la distinzione tra rifiuto e negazione. I due termini non avevano identità di parola. E nella bara rossa, scrive, il rosso dell'antico socialismo era infetto dall'assenza della ricerca sul pensiero senza coscienza. Le parole che regalerebbe Fagioli alla sinistra sono identità e rifiuto. Poi aggiungerebbe onestà e fantasia, senza coscienza e ragione. Questi sono gli ingredienti della sua sinistra. Questo è quello che gli ha permesso di resistere agli insulti, alle aggressioni, alle lesioni d'immagini, così scrive su Left. Certezza di un'identità onesta, quella della fantasia senza coscienza e ragione. L'ho strutturata nell'elaborazione continua del rapporto interumano. Alla sinistra regalerebbe anche il metodo per diventare sinistra. A maggio, Invietato Sapere cita l'intervista di Left a Stefano Rodotà dal titolo Quel sapere pericoloso e torna sulla cultura veicolata da Repubblica. Avevo visto nella storia e nella cultura la reazione oppressiva di fronte ad ogni pensiero nuovo, ad ogni rifiuto e rivolta che voleva proporre una realtà umana diversa dalla ripetizione stupida e violenta. Non mi interessa, ci scrive, il vostro piacere o la vostra felicità. Il termine principe che ho in mente è identità, che non ha bisogno dell'aggettivo umana, perché in ciò che non è umano non è pensabile. E come accade spesso, compare sempre il termine sinistra. Penso che a sinistra c'è stata l'aspirazione a realizzare una nuova identità sociale, ma essa ha imposto un'austerità comandata dal divieto di esistere a pensieri che volevano conoscere
la realtà dell'umano oltre la razionalità della coscienza. Questa austerità la chiama obbedienza, a uccidere genialità e creatività. Sempre alla festa di Left, scherzando, mi ha detto che forse l'uomo non ha inventato la rotazione e l'ha mimata, la rotazione su se stesso per vedere cosa non è andato bene. L'origine del pensiero umano, ha aggiunto, è fantasia, è pensiero senza coscienza, e invece fu soltanto obbedienza a uccidere genialità e creatività. Ma il 2011, lo sapete, ve lo racconteranno, è l'anno della pagina bella anche. Vive in cima ai sogni, ha scritto il Corriere della Sera. E in cima ai sogni vuol dire che ha trovato un'universalità dell'essere umano nelle immagini oniriche, che hanno un linguaggio universale, ed accelera a quel punto, come quando è contento Fagioli. Ci sono pagine di un'intensità difficile da contenere per una mente normale. Scrive: tutti sanno. Pensare e vedere sono due parole che si fondono l'una e l'altra e propongono una conoscenza che non segue più il dettame della coscienza. Vedere, pensare, fusi insieme, gli fanno aggiungere una terza parola, sapere. Se sai non credi, e se non credi ma pensi e vedi, sai che quel millenario può succedere a chiunque. È una menzogna lunga millenni, quella che racconta di una pazzia dentro, di un vuoto e di una follia che è la normalità. La normalità che dice che può accadere a tutti, proprio tutti, di dimenticare un figlio piccolo in macchina, ad esempio, come fosse un oggetto, delle chiavi. E se sai perché vedi e pensi, invece nascono tanti no. Una pagina divisa in due, due donne alte, diceva no, scuotendo la testa come fosse la ricreazione del movimento del bambino che rifiuta il latte velenoso. Pensai, scrive, che ora le donne possono ribellarsi alla sapienza dell'uomo, che è soltanto potere e dominio. Sanno distinguere gli occhiali da un bambino perché conoscono la pulsione di annullamento, che è anaffettività nel rapporto con la realtà umana. Una delle due donne di quella pagina ero io. L'altra era Nelore. Ho un debito di identità, non saprei come altro chiamarlo, con Fagioli, grande come la mia vita e forse non solo la mia. L'identità di cui scrive Fagioli diventa libertà. Libertà di pensare senza credere. Questa sua storia con le donne è enorme. Cambia il pensiero e poi cambia la storia. Questo è l'anno di materia, energia e pensiero. La fusione tra materia ed energia è trasformazione che genera il pensiero umano. Il livello della ricerca, guardate, è impossibile, ma insieme diventa troppo possibile in questo anno. È lì, la spiegazione di tutto è lì, nelle pagine. Dal telegramma giallo al bacio appassionato con la ragazza che pianse, alla contadina, immagine inconscia non onirica, l'origine del pensiero, la nascita. Ora siamo noi che dobbiamo vedere e pensare che farne, come usarla, come diffonderla. Una casa editrice e Left, forti e agili gambe, movimento e tempo insieme, scrive nella premessa, due pilastri. Da 9 anni anche i 3 giorni di Left. La mente del venerdì, scrive da un po' di tempo, è diversa da quella dei primi 4 giorni della settimana. E con la mente del venerdì, scrive, capacità di reagire, vitalità. È capacità di reagire, è un'esistenza reale che il corpo del feto crea a 6 mesi. La ricerca esplode in questo anno, ma quello che viene alla luce è anche il metodo di ricerca, il metodo della mente. Con il metodo della mente che pensava senza credere, avevo visto, senza verifiche sperimentali, che la vita inizia con lo stimolo della luce, che giungendo alla retina dà il tempo del movimento alla sostanza cerebrale. Prima che il fotone arrivi sulla retina c'è un'esistenza che non è vita umana perché non c'è il pensiero. In altre parole, la vita umana si realizza quando dalla realtà biologica, per lo stimolo dei fotoni, emerge la pulsione che con la vitalità è fantasia di sparizione, ovvero il primo pensiero. La fantasia di sparizione stabilisce un primo momento insindacabile, non variabile, della vita umana, capite? Va tutto al macero. La Bibbia, Agostino, Tommaso, Heidegger, Freud, il Papa, tutto al macero, definitivamente. Alla fine dell'anno, Left cambia
e fagioli snocciola, come scrive lui, una collana di parole che furono d'estate tre: materia, energia e pensiero, poi sei, poi nove, poi dodici, poi quindici. E il movimento partorì la Minerva di sei termini che erano tre, e in verità erano figlie del pensiero fantasia che dice nascita e vita umana, pulsione fantasia, memoria fantasia, poi percezione fantasia. E ai decani della neuropsichiatria che ho avuto il dispiacere di incontrare pochi giorni fa, dedico un breve, magnifico ultimo passaggio di Fagioli. Con la ragazzina accanto aveva pensato, senza rendersi conto, che la malattia della mente non era cerebropatia, e portò poi il metodo del medico di diagnosi e cura per la guarigione alla realtà psichica, con la psicoterapia, perché aveva pensato che nell'essere umano non c'era l'inconoscibile, vide che la verità era la dialettica tra due identità diverse che avevano avuto una nascita uguale. E ancora, nel ritorno del diverso scrive, non hanno mai pensato che ciò che chiamiamo riflesso alla suzione diventerà sorriso nascosto, che desidera il rapporto con l'essere umano diverso da sé. E noi? Noi, se riusciamo ad essere esseri umani, dobbiamo, scrive Fagioli, scoprire il senso delle parole trasformazione e ricreazione. Così il sonno veglia diventerà bisogno necessario per realizzare la verità umana. Confesso che questa volta, questa terza volta, davvero non me l'aspettavo. È giunta così una telefonata in una tarda mattinata, mentre in giro per la provincia laziale svolgevo il mio lavoro da medico. Uscirà l'EFT 2011 tra qualche giorno, poi ci sarà la presentazione alla fiera Più Libri Più Liberi. Ecco, sei stata nominata. Che ne dici? Beh, dico che è stato un tuffo al cuore. Un tuffo che mi ha costretta a ripensare, anzi direi meglio a pensare, al 2011, a quell'anno e al tempo passato da quei giorni ad oggi. Ecco, ora vorrei cavarmela con una frase che ho sentito molte volte dal nostro autore e che in questo caso mi sembra davvero perfetta. Il 2011 viene dopo il 2010, ma prima del 2012. Sarebbe facile poter concludere così, ma so che dietro a queste poche parole si nasconde una storia, un vissuto, una ricerca che ho l'obbligo di raccontare. O almeno di provare a raccontare. Il 2011 sicuramente nella mia mente aveva l'immagine di un anno particolarmente ricco di eventi e di successi, un anno che potremmo definire di grandi riuscite e realizzazioni, ma poi devo ammettere che, dopo aver letto il libro e soprattutto la premessa scritta a mano dal nostro autore, con quella calligrafia così diversa, quell'immagine che avevo nella mia testa non era più sufficiente a raccontare quell'anno, ma anzi, nella mente erano comparse tante domande, ricerche e strade da percorrere. E ora come faccio, pensai, a presentare questo libro? Come faccio a raccontare di una storia così grande e così incredibile che ho visto e vissuto con i miei occhi dal 2011 ad oggi
ma che confesso non avevo assolutamente capito. O forse sarò un po' più buona con me stessa. Avevo intuito, ma davvero non pensavo potesse essere così meravigliosamente grande e sconvolgente. Ma andiamo a piccoli passi, perché non so voi, ma io sto già sudando. Ora ricordo che nelle prime sedute del 2011 molti dissero che il 31 dicembre precedente l'addio all'anno che spariva era stato più significativo degli altri anni. Cito dall'articolo del 21 gennaio I tre volti. Chiamai una donna, parlò. Poi, dopo un intervallo di tempo in cui chiamai altri il cui ricordo è scomparso, chiamai un'altra persona e con una pausa, che ora è silenzio, una terza. La mente si annebbiò perché, mi sembra di ricordare, avevo visto tre volti uguali che si distinguevano l'uno dall'altro. Ci fu un vago sentire senza vedere che i numeri del calendario 1974-1975 non illuminavano. Fu il suono della parola tre che chiamò immagini indefinite che erano i tre libri che dicevano la mia identità. O le parole dicono l'invisibile, le tre tappe e separazioni della vita. Poi dormii e svegliatomi vidi una testa di donna dai bei capelli lisci, lunghi e fluenti che facevano, composti da un anello bianco, una coda di cavallo. Forse era un sogno. Le tre tappe e separazioni della vita. Poi la quarta tappa. Un anno, il 2011, che sin da subito si mostra nella sua diversità e separazione, trasformazione. Ecco, io lo sapevo che sarebbe stato difficile. Avevo messo le mani avanti sin da subito. Ma confesso che la ricerca è davvero affascinante. 2011, dicevamo. Perché il 2011? Ho provato a ricordare i fatti sperando che questi mi potessero essere d'aiuto. A marzo era uscito il libro Pensiero Nuovo, la raccolta delle lezioni del 2004 all'Università di Chieti. Ma eravamo andati anche a Lipsia per presentare l'edizione tedesca Distinto di morte e conoscenza. Ad aprile era comparsa la prima edizione dell'Asino d'oro della Marionetta e il burattino e un bellissimo articolo sul Corriere della Sera che raccontava di un uomo in cima ai sogni e alla città. Poi c'era stata Torino con la Fiera del Libro e a seguire la Festa dell'Unità con la presentazione della Marionetta e una marea di persone lì ad ascoltare. Fine luglio, e una splendida intervista al nostro autore comparve su Left. Raccontava la verità sulla malattia mentale e sulla strage norvegese. L'estate passò con la libreria Amore e Psiche sul Lungotevere, altre presentazioni e sempre tanta gente. Arrivò a settembre, ripresero le sedute dell'analisi collettiva e di lì a poco comparve una barba, più nera che bianca. Il libro La medicina della mente e un intervento alla Laiga in cui il nostro spiegava i 20 secondi e la verità sulla nascita umana. Novembre. Il settimanale Left cominciò ad uscire in edicola insieme ad uno storico quotidiano, L'Unità. Poi, una meravigliosa intervista della TV a Arturo raccontava di una splendida casa d'estate con una parete rossa, due terrazze e tre parole. Materia, energia, pensiero. E così arriviamo a dicembre, in cui comparve un sorriso di un quattordicenne accanto ad una ragazzetta. E poi, guarda caso, ci fu la fiera, questa fiera, con due presentazioni di Left 2008 e L'arte di abitare la Terra. Beh, a questo punto potremmo accontentarci e dire il 2011, come ho detto, è stato denso di avvenimenti. Ma non sarebbe sufficiente, perché al di là dei fatti, o se vogliamo insieme ai fatti, il nostro autore, che mai si accontenta, ha portato avanti una ricerca profonda e inarrestabile, ricerca teorica e sul linguaggio. Leggo dall'articolo del 2 dicembre Il sorriso nascosto.
Una donna fece left nuovo, come se fosse stata una seconda nascita. E la fotografia fu nuova, perché senza colori, ed era uguale a quella del 29 luglio. Ed io nel tempo snocciolavo una collana di parole, che furono d'estate tre, materia, energia, pensiero, poi sei, poi nove, poi dodici, poi quindici, e il movimento partorì la Minerva di sei termini, che erano tre, e in verità erano figlie del pensiero fantasia, che disse nascita è vita umana. Pulsione fantasia, memoria fantasia e poi percezione fantasia. Confesso che a questo punto vorrei fermarmi per la paura di non essere davvero in grado di raccontare. Ho pensato a quella foto e a come le due pagine di Left si siano trasformate negli anni. Nel 2011, nei primi articoli, troviamo ancora una cornicetta rossa, una foto sempre sul rosso in basso a sinistra e un dipinto in basso a destra. Poi la cornicetta è scomparsa, regalando più respiro alle due pagine, ma è con novembre che tutto cambia. Il 4 novembre vidi che le linee nere delle righe stampate giacevano su un prato color giallino. Ma il colore della linea netta, senza inizio né fine, che sta sopra come un tetto, fa entrare negli occhi il verde scuro, insieme brillante, e io vedo l'immagine della spina dorsale che mantiene su due gambe, in posizione verticale, il corpo e la realtà della coscienza. Rubo dall'articolo La libera espressione. Anche la foto era cambiata. Era quella del 29 luglio, senza colore, solo linee. Troppo pallida all'inizio, così fu modificata e la trasformazione fu totale. Quattro volte le pagine hanno assunto veste nuova. Quattro volte in un anno qualcosa è cambiato, a volte di meno, a volte di più. E non so perché, ma nella mia mente sono comparse altre quattro immagini. Azzardo? Una di fine settembre, di un anno dopo, fatta solo di linee nere, una del novembre del 13, in cui era comparso il colore rosso, una di fine marzo del 14 con la parola ricerca e una sconvolgente di un mese fa, con un'immagine di linee colore che sono donna nel rapporto con l'uomo. So di avervi costretto ad un salto lungo che attraversa più di tre anni. So che in questi tre anni il nostro autore ci ha fatto vedere qualcosa che, lasciatemelo dire da medico, va contro ogni logica scientifica. La malattia, la battaglia con la morte, la vittoria, la creazione di un corpo nuovo e il pensiero che va sempre più a fondo. Allora, a questo punto, tornerei a quanto detto prima. Il 2011 che viene dopo il 10, ma prima del 12. Il 2011 che dopo l'uscita di Stinto avrebbe dovuto vedere il nostro autore crollare per non aver retto una realizzazione così grande. E invece no. Come 40 anni prima, non solo non si è suicidato, ma anzi, ci ha regalato un anno ancor più ricco e travolgente. Poi sì, poi ci hanno provato. Poi è arrivato il 12. E come incredibilmente ho letto tra le righe di questo libro, ho scritto e dovevo essere ucciso. E invece no, ancora una volta no. Nacque un bambino e l'ombra della morte scappò via. E arriviamo ad oggi, in cui un uomo ballando, disegnando, direi vivendo in modo viscerale, altro non fa che dare corpo e pelle a quella capacità di reagire che proprio nel 2011, il 14 ottobre, era comparsa a grandi lettere sul settimanale Left. Capacità di reagire, capacità di superare una crisi respiratoria in meno di 48 ore, senza paura, perché ogni attacco, ogni scontro, ogni lotta, paradossalmente accendono il pensiero, aumentano il fiato e le gambe saltellano piene di energia. E allora qui davvero mi chiedo, come fa? Come ha fatto? Non ne ho idea.
ma so di aver letto proprio ieri, nell'ultimo articolo di Left, una frase. È perché hai fatto il disegno e poi è perché sono stati creati 39 anni di analisi collettiva. Allora penso che per provare a sentire e vedere ciò che vive, è d'obbligo a questo punto essere donna e uomo senza più bugie. È d'obbligo fare ricerca, una propria ricerca, quando le cose filano e quando no, nei rapporti e nelle realizzazioni, non accontentarsi mai. Non sarebbe più la realtà, la nostra realtà. Grazie. Mi presento io. Massimo mi ha chiesto di leggere la premessa. Mi ha dato il compito di leggere la premessa, visto che lui non la vuole leggere perché dice che l'autore non deve leggere quello che ha scritto. Ormai lo sostiene da tempo che il parlato è completamente diverso dallo scritto. Quindi l'autore fa un errore se porta lo scritto al parlato. ...2011... lo chiamano numero e io non riesco a vedere l'immagine oltre al suono invisibile di una voce che balbetta lettere e sillabe di una lingua sconosciuta. Penso che le forme e i colori di una figura non ci sono, perché l'amante nascosta di cui si separa sempre è una parola che si disegna sul foglio bianco. Tempo. Se guardo, vedo che i segni neri diventano segnacci storti, come fossero scarabocchi disegnati da una mano dissociata. Penso che, in verità, sono i segni che fa un bambino che non ha ancora realizzato che la possibilità della nascita umana di fare la linea è diventata capacità. Forse, nell'incertezza della piccola mano, si può vedere la comparsa del nero che, senza essere linea, non è il vuoto che sta nella mente del malato. Sempre altri segni, uguali e diversi, fanno un altro suono, come quello delle monete contate che cadono sul marmo bianco preso nella fossa di Carrara. Il numero che parla di un tempo passato torna, piangendo, perché non è stato compreso. Era nato un movimento che si nascondeva dietro il ricordo cosciente di fatti accaduti. Forse fu Tifone che, per raggiungere Echidna, aveva frantumato il vetro di una teca che conservava immobile il cervello di un essere umano antico che viveva nelle grotte. Era comparso nella lingua tedesca il volume che da quasi 40 anni aveva tormentato le notti dei pensieri sconnessi della psicanalisi freudiana, la razionalità positivistica della cultura comunista ed anche, o forse soprattutto,
l'irrazionale del pensiero cristiano in cui l'amore del Dio che si era incarnato non aveva liberato l'essere umano dalla perfidia originaria della sua natura. Da quel peccato originale da cui era stata salvata soltanto una fanciulla che doveva far nascere un mostrum che era la fusione del divino e dell'umano. Forse fu la nuova edizione della Marionetta e il Burattino che fece affiorare alla superficie del mare la memoria del 2010, che non erano ricordi. Comparve e si vide quel primo volume scritto nel dicembre 1970. Fu stampato un anno dopo e sembrò che si fosse perso nel silenzio delle menti che credevano a Platone e a Cristo. Poi pensai e dissi che non era mai esistito, pur essendo state pubblicate più di 10 edizioni. Vidi subito che il verbo era diceva che ora esisteva. Nel 2010 divenne esistente il pensiero che era stato scritto nel 1970. Dopo una tendinite al polpaccio sinistro che mi fece zoppicare per alcuni mesi, comparve il 2011. L'aria che muoveva i rami degli alberi, che portava pioggia e freddo, era simile al gennaio degli anni passati, ma l'atmosfera era un'altra, come se il movimento della Terra nello spazio intorno al Sole fosse diventato diverso. E il pensiero che non era ragione disse: è il tempo che non è più lo stesso, quello di prima è sparito per sempre. E non ho il coraggio di scrivere non esiste, sparito, come se non fosse mai esistito. Ma il ricordo della realtà materiale percepita stimola la capacità di immaginare e vedo che la realtà del mondo era un'altra. Il nuovo Left e la nuova casa editrice facevano due pilastri che erano due forti e agili gambe che, sapevo, ci avrebbero portati lontano, perché tempo e movimento si erano uniti di nuovo. E io spesso venivo invaso dalla memoria del tempo detto 1981, quando, andando nel grande studio privato, fuori dall'Istituto di Psichiatria dell'Università di Roma, vivemmo, in un setting rigoroso, l'aria leggera della libertà di pensare senza credere. Guardo gli articoli di Left 2011 e a gennaio vedo che si parlò dei 20 secondi. Avevo già pensato al tempo della nascita prima del respiro e del vagito, ma fu l'8 marzo del 2008 che le due parole fissarono una discontinuità con il passato. Non c'era più, da tempo, la dizione inconscio mare calmo, che si era trasformato in memoria fantasia dell'esperienza biologica avuta. E penso che sia stato un perfezionamento del linguaggio articolato, che non diceva di una visione nuova, di una realtà nascosta. 20 secondi era un linguaggio articolato che non era ripetizioni di parole udite. Non erano parole che dicevano conoscenza detta della coscienza. Era un nome che chiamava l'intelligenza umana a volgersi verso il mistero da sempre evitato dalla mente razionale. E vengono le parole, che forse sono pensieri antichi che erano stati elaborati nella cecità della coscienza. Venire alla luce ed essere come se fossi immerso nel liquido amniotico, senza respiro né vagito. Essere nati senza vita. La stupidità di Freud aveva detto: nonostante l'enorme cesura della nascita, esiste una continuità tra feto e neonato. E il cattolico Heidegger usa il termine Geburtsnacht, che indica il parto animale. Nel tentativo continuo di misurare il tempo,
20 secondi indicava il movimento nello spazio della lancetta dell'orologio e anche, forse, il momento in cui le emozioni sono ferme per perplessità o meraviglia. Quel giorno i due termini furono una sola parola emersa nella mente senza coscienza. Era un linguaggio creato con i termini verbali uditi. Subito seppi che, nel primo momento della nascita, quando il fotone giunge sulla retina e si crea la fantasia di sparizione, un movimento invisibile la feconda ed essa dà alla luce movimento, suono, tempo, pulsione. Torna trionfante la memoria del 20 agosto 1999, quando spontaneamente, forse senza coscienza, dissi: fare la linea è una caratteristica esclusivamente umana. Ed ora la parola ricreazione è tremante perché ricreava il primo momento della vita in cui la possibilità di fare la linea diventa capacità di scrivere. È un pensiero che si è sviluppato con l'idea immagine della parola 20 secondi che feconda fantasia di sparizione. Allora i termini verbali e creazione di una realtà che prima non c'era assumono il loro senso di verità. Sparisce il linguaggio articolato imparato e diventa realtà la creazione di un pensiero verbale che fa sparire e apparire le realtà non materiali del pensiero. 2011. Gennaio, febbraio, marzo. I termini atmosfera leggera fanno visibili immagini vaghe, indefinite, come l'aria rarefatta dal calore della terra che sale in alto. Torna prepotente il libro La Maloriente e il Burattino e mi comanda con voce forte di ricordare il 1974, quando, dopo 3 anni, ripresi a scrivere. E vedo la perplessità di tante menti che non hanno mai trovato risposta alla domanda: come hai fatto? Non so. Ma il fatto che scrissi contemporaneamente, avendo i blocchi di carta uno a destra e uno a sinistra, 2 libri, dice che non c'era conflitto intrapsichico che, dopo istinto di morte, mi avrebbe portato al disfacimento e al suicidio. E la memoria dice che venne la realtà opposta alla distruzione e morte. Il 13 gennaio 1976, in mezzo ad una stanza affollata, di fronte a una ragazza che mi raccontò un sogno, risposi interpretando. E l'identità dell'autore dei 3 libri non fu più la stessa. La vita cambiò. Non c'era più il narcisismo dello psichiatra, che diventò scrittura e rivelò le menzogne violente che religione e ragione avevano sempre detto sulla realtà umana. 44, 40, 38 anni. E ora? Sembra che tutto sparisca, come se non fosse mai esistito, perché compaiono i 20 secondi che dicono: soltanto perché hai parlato al linguaggio verbale, che non è il linguaggio imparato, il silenzio della nascita che nasconde la mente umana impossibile da conoscere, hai potuto dire ad una bella signora dal vestito rosso il titolo della trasmissione televisiva. L'energia che giunge alla materia fa il pensiero umano e crea la vita.
Avevo detto che era incomprensibile. Mai stato tanto felice perché entra a piene mani il sole delle Mauritius. Sono scappato, mi sono preso una piccola grande libertà. E quindi però sono felicissimo perché i risultati sono stati un capolavoro di umanità e di intelligenza. Mai visto. Mai visto un'armonia tra questi quattro, eccetera. Perché entra a piene mani delle Mauritius. Sono scappato, mi sono preso una. Lorenzo. Felicissimo, eh? Perché il sole sta invadendo lo studio ed è il sole dell'Oceano Indiano delle Mauritius. Mi sono preso questa libertà, mai fatto una cosa più intelligente e più bella. E col pentimento, perché evidentemente ne ho fatte poche di libertà in tutti questi tanti anni. E quindi quello che è risultato che è venuto fuori è proprio un grande capolavoro. Prendere tutti i vari argomenti che hanno citato, cioè, questa grande bandiera, soprattutto per il fisico che ha parlato, è della energia più materia uguale pensiero. E come dalla realtà biologica succede, nella realtà biologica succede questo fenomeno. E bisognerà vederlo, studiarlo, che c'ha di particolare la realtà biologica umana, sarà stata una mutazione genetica. Nei tempi. Ma la cosa più affascinante non è tanto questa scoperta scientifica, quanto anche quello che ha accennato l'editore, cioè la. Si sta pensando che ho messo un titolo di un prossimo. Un prossimo articolo. Intitolato Non è comprensibile. E adesso continuo con il mio sadismo anche da lontano. Vi do il compito, il dovere di spiegarmi questa incomprensibilità. Perché, come ha letto la premessa, Lorenzo, sono discorsi direi incomprensibili. L'hanno ben detti
gli altri, ricordando quello che è accaduto nell'11, eccetera, come l'11 sta tra il 10 e il 12, nel 10 è uscito estinto, appunto, e poi nel 12, nell'11 andava tutto bene, e poi nel 12 è stata la reazione. No, ma lì nella premessa letta c'è un linguaggio strano, quindi devo andare per aumentare le lezioni dei miei maestri di tedesco, perché è incomprensibile, effettivamente. Non mi pare che spieghi assolutamente niente. Immediatamente che mi viene in mente che c'è un altro fatto incomprensibile. Cioè il disegno ultimo che sta ormai sull'est dall'8 novembre. E allora, due incomprensibili, due situazioni incomprensibili. Ricordo che 50 anni fa mi dicevano che l'istinto sarà stato anche interessante, ma era incomprensibile, assolutamente incomprensibile. E poi invece mi è tornata in mente la trasmissione del 28 novembre, questo fatidico 28 novembre, a Linea Notte con Mannoni. E ho l'impressione che quello che ho detto era comprensibile, anche troppo, perché ha scosso i nervi del cattolico, eccetera, eccetera. Allora, perché le altre due proposizioni, le altre due realtà sono incomprensibili e quella di Linea Notte è comprensibile? Che succede quando, e non posso più nemmeno dire, sto solo? Perché se la premessa la scrivo in solitudine, stando qui alle Maldive, ma il disegno l'ho fatto in presenza di una moltitudine di persone, un classore infernale, eccetera, eccetera. Quindi non è nemmeno la solitudine fisica. Deve essere forse un'altra solitudine, che è incomprensibile come si legga una cosa di questo genere anche dopo tanti anni. Però vabbè, c'è la risposta molto chiara, che è perché c'è l'analisi collettiva. Senza l'analisi collettiva io ormai sarei morto 7 volte. Su questo non ci sono dubbi. Però vorrei capire, vorrei che venisse fuori. Adesso c'è tempo per un po' di dibattito. Perché è comprensibile quello che ho detto da Mannoni, è per me assolutamente incomprensibile la premessa letta da Lorenzo e il disegno. Che è successo da giugno adesso, questo qui è il 24 ottobre in cui ho fatto il disegno, e che nesso potrebbe avere con l'11, con questa varia situazione che comprende tutto quello che avete raccontato, sia la diffusione pubblica dei giornali che per un momento si sono aperti, eccetera, cioè è stato uno solo, Corriere della Sera, veramente, e la scoperta fondamentale di metà giugno, circa del 20 giugno, in cui si è passato dal pensiero matematico, che Matteo Favero li conosce benissimo, molto meglio di me, all'espressione verbale. Basta, adesso vi passo così, non ho nessuna intenzione di chiedervi scusa, perché mi pare di aver fatto una bellissima cosa, non venire direttamente a vedermi lì al posto di Lorenzo, proprio mi viene una sensazione di orrore, proprio, assolutamente, è un'immaginazione molto, molto perversa. Allora, buona giornata di sole, adesso fatemi sentire un po' di commenti su questo mistero dell'incomprensibile.
Arrivederci, basta. Tema ce l'abbiamo, adesso bisogna fare lo svolgimento. La cosa, insomma, io chiederei aiuto ai miei compagni di avventura. Perché? Oppure, ancora meglio, visto che sì, abbiamo appunto il suggerimento è quello del dibattito, perché no, facciamo un dibattito, io vedo in sala, non so che state pensando, dibattito no, no, ma insomma, si può fare un tentativo. Qualcuno che vuole azzardare una parola, non lo so. Beh, io non so, posso dire una cosa, che la premessa di questo libro, come penso sia abbastanza ovvio, l'ho letta più volte. La prima volta effettivamente la sensazione è proprio quella del boh, dove sono? Cosa sta succedendo? Che cosa scrive? Non si capisce. Ecco. Poi dopo un po' di volte la sensazione cambia perché ci si incomincia a orientare e c'è qualcosa che comincia ad emergere dalla... Non è una comprensione, ma è più che altro una sensazione di qualcosa che risuona dentro, eccetera. Però devo dire che sentendola letta è tutto un altro mondo, cioè ritorna di nuovo quella sensazione iniziale. Che cosa sta dicendo? Non si capisce. Questo. Non so se Martina e Ilaria vogliono dire qualcosa a proposito. Ho detto quello che volevo dire. Poi non so, ci sono... funziona. Sì, Ilaria. Pronto, ecco. No, io penso, ci siamo incontrati una volta e la cosa che ci siamo detti era che leggendo il 2011 tornava prepotentemente il 2014, c'era un legame impressionante tra questi due anni che poi ha portato a quello di cui si scrive queste ultime settimane, cioè questa fusione totale tra corpo e mente, che è un ulteriore superamento e che è presente nel 2011, no? La mente come non realtà biologica era stata pensata solo come spirito, no? Anima, e quindi abbandonata, resa inconoscibile e abbandonata in qualche modo al pensiero religioso. Ecco, Fagioli nel 2014 lo supera, cioè parla nell'essere umano di un'identità totale, tutto ciò che è corpo è mente, tutto ciò che è mente è corpo. Ed è abbastanza impressionante, no? Questo legame portentoso fra le due cose. Per me questo è il grande così... È come se l'11 ti permette di cogliere la meraviglia del 14, per me è stato un po' così questo il percorso. Sì, insomma, se l'altra cosa misteriosa, ma che appunto ci
diciamo, che si sta spiegando in questo tempo, è questa storia della scrittura, che qui è raccontato straordinariamente bene. C'è un articolo, mi ricordo, che ne parla, come che l'autore veramente guarda la sua mano che scrive, rimane come incantato da questa punta che si muove, che balla sul, che è come una danza che si muove sulla carta. Ecco, allora questa idea della mente che è il corpo e del corpo che è la mente spiega in qualche modo questo fenomeno che altrimenti, insomma, sarebbe appunto incomprensibile. Ecco, quindi una piccola luce si incomincia a vedere lontano lontano. Allora, qui mi viene detto che in quello che io ho provato a raccontare c'è un nesso, insomma, tra la broncopolmonite, il fatto che c'è stata questa malattia, ma c'è stata una risoluzione, no? E in questo c'è un andare a fondo del nostro autore, che possiamo dire arriva proprio al primo anno di vita, mi sente lui, a quello che è proprio, insomma. Insomma, non lo so, questo andare a fondo che poi diventa creazione, perché poi lui scrive o disegna delle cose incredibili. Sta fuori e sta molto lontano. E quindi allora gli dico che ha fatto un bellissimo riferimento a queste crisi respiratorie, chiamiamole così. Il signor medico, tra l'altro, è medico, e con la possibilità che sia la ricreazione dei primi momenti di vita. E quindi quando io riesco a ricreare, si determina questa catastrofe totale che mi porta ad essere come nel primo momento della vita, allora io mi muovo in quel modo di disegnare o di scrivere, anche se scrivere è indubbiamente più complesso, per quello che abbiamo detto, che nel disegno c'è la linea senza che la linea sia sottomessa, diciamo così, al linguaggio articolato, imparato. Quindi quella è stata una realizzazione ancora di linea pura, perché quando si scrive, per forza di cose, devo parlare italiano, e l'italiano l'ho imparato alla scuola, dall'esterno di me, d'accordo? E poi una bella cosa, dillo Martina, non saprò mai se io sono quelle strisce azzurre e ho di fronte l'analisi collettiva, questo mondo primitivo, questo inconscio, questa mente senza coscienza primitiva, però bella, o il contrario. Gli azzurri, le strisce azzurre, sono l'analisi collettiva, che è guarita e ha trovato il mare, eccetera. Oh, la cascata del mare, dice Giuliano. E io sono quell'immagine lì, come se ci fosse questa definizione della realtà interna come diversa dalla mente cosciente e dal linguaggio articolato, dal comportamento, eccetera. L'hai detto, Martina? L'hai detto tu, direi che è meglio. Va bene,
Grazie, grazie mille. Ok, addio. Bene, grazie a tutti, il tempo a disposizione è finito, grazie veramente a tutti, grazie a Ilaria Bonaccorsi, Martina Panete, Lorenzo Fagioli, Massimo Fagioli, grazie a tutti voi di essere venuti, vi ricordo questo pomeriggio c'è una presentazione di un libro bellissimo della Noemi Ghetti, su Gramsci, alle 2:30, in questa sala. Grazie.